dispositivo formativo che Coldiretti si è preposto in questo momento di formazione rivolto ai giovani sindaci e amministratori locali è far passare il fatto che occuparsi di sviluppo locale, di sviluppo territoriale, vuol dire occuparsi di agricoltura. Un'agricoltura che sta andando bene, il trend agri-food è sempre in crescita, però il cibo si basa sul territorio, sul terreno, e l'unica probabilmente soluzione possibile è scegliere un'agricoltura sostenibile che prende cura del territorio, che si occupa di comunità, si occupa di multifunzionalità e si occupa di giovani. Lo scorso anno insieme ad altri sindaci abbiamo creato il Biodistretto. Veniamo da un territorio, quello del Basso Molise, che ha una vocazione prettamente agricola e da qui nasce l'idea di valorizzare le nostre materie prime. Riteniamo che il mondo dell'agricoltura sia il volano per lo sviluppo della nostra area, per combattere lo spopolamento, per valorizzare questa forza culturale che hanno i giovani. L'azione di un giovane amministratore è quella comunque di far fruttare quanto più possibile le capacità del proprio territorio, comprese le risorse umane. E per quanto riguarda i ragazzi è importante, secondo me, tornare a capire quali sono i valori fondanti della nostra attività. Noi siamo innanzitutto onorati di ospitare per questi tre giorni l'ANCI, che insieme alla Coldiretti hanno voluto realizzare, diciamo, questo incontro con i giovani amministratori italiani in questo settore che, per quanto riguarda la nostra zona, è sicuramente trainante dal punto di vista proprio dello sviluppo economico del nostro territorio.